della vena, perché io devo anche calcolarmi l'altezza d'acqua della vena successivamente. Quindi mi è più comodo dire, riferirmi alla portata della vena. Basta cambiare di segno, eh? Cioè il calo di portata della vena è pari alla portata intercettata. Allora dQ, allora, è uguale a meno dx, che è, ripeto, la dimensione in senso longitudinale, la dimensione in senso trasversale è 1 metro, non ce la metto, però ci metto un coefficiente φ, che è il coefficiente vuoto, vuoto per pieno della griglia. Vuoto, vuoto più pieno della griglia. Quindi praticamente φ è uguale a vuoto diviso vuoto più pieno. Il costruttore ve lo dà. Bene, vado avanti, ci metto il coefficiente mi. Allora, l'area l'ho già messa. Il coefficiente mi l'ho già messo. E qua ci metto la radice di 2gh, dove h è questo, in questo caso h, è questo qua che è variabile lungo la griglia. Molto bene, questa è la prima relazione da cui parto. Adesso mi scrivo perché ho introdotto l'ipotesi di energia costante, l'ho introdotta perché la voglio utilizzare. Vediamo di scrivere l'energia della vena. E è uguale a H più Q quadro diviso 2G A quadro, cioè H quadro. Questa è la definizione di energia, eh? L'energia è uguale all'altezza idrica, l'energia della vena, più, io l'ho scritta così, E è uguale a H più V quadro su 2G, però ricordandoci che Q è uguale ad A per V, posso scrivere l'energia in questo modo, E è uguale ad H più Q quadro diviso 2G A quadro, giusto? Eravamo arrivati qua. Allora, in questo caso io ho A, che cos'è? L'area della sezione trasversale della vena, e quindi è uguale ad H per 1 metro, H quadro. Bene. Da questa relazione mi pongo l'obiettivo di ricavare un'espressione esplicita per Q. Allora, fatemelo fare. E meno H è uguale a quadro diviso 2gh quadro. Molto bene. Allora io posso scrivere che Q quadro è uguale a 2gh quadro che moltiplica e meno h. E quindi posso scrivere che Q è uguale a h che moltiplica la radice di 2g e meno h. Perfetto. Allora, questa ve la tenete da una parte, dopo io la dovrò cancellare, no? Però ci sono alcune relazioni che voi dovete tenere da una parte, che sono una che è questa qui. E l'altra è questa. Boh. Adesso però, l'energia è costante. Allora, se è costante, attenzione, dE su dx è uguale a 0. Molto bene. Andiamo a calcolare V su dx. Allora, E è uguale a questa espressione. Ora, calcoliamo V su dx. No, scusatemi. No, va bene, sì, questa dunque. Era questa. D su dx, allora scriviamo D su dx, allora è uguale a dh su dx più la derivata fatta rispetto ad x di questo secondo termine, dove però sia q
che h dipendono da x, quindi la derivata di una funzione composta. Bene, allora, siccome noi siamo fortissimi a calcolare le derivate, calcoliamola. Allora, per prima cosa, teniamo costante q e deriviamo h rispetto ad x. Allora, se tengo costante q, scrivo più q quadro diviso 2g, che moltiplica la derivata di h alla meno 2 fatta rispetto a x. Quindi è meno 2 che moltiplica h alla meno 3 per dh su dx, più bene, più cosa? Adesso teniamo costante h, quindi posso scrivere più 1 su 2g h quadro, che moltiplica la derivata di q quadro fatta rispetto a x. Quindi questo è che moltiplica 2q per dq su dx. Allora, prima che io proceda, voglio farvi una premessa che forse avrei dovuto fare prima. Voi mi potreste chiedere, scusi, ma perché lei sta andando avanti? Cioè, ma già scritto questa formula che mi calcola il dq, che è esattamente quello che io voglio calcolarmi. Cioè, il dq è esattamente quello che io voglio calcolarmi, la portata intercettata alla griglia di fondo. Quindi voi potreste dirmi, ma scusi, ma la formula c'è già, la integriamo, perché è differenziale, la integriamo alle differenze finite e siamo a posto. Io vi direi, attenzione, perché quando applicate una formula dovete chiedervi che cosa è noto e cosa non lo è. In questa formula, allora, dx ok, phi è noto, mi è noto, g è noto, h non è noto. Allora è per questo che io sto andando avanti. Perché in questa formula io devo introdurre, devo lavorarci sopra in modo che mi possa ricondurre a un solo termine incognito. Vuoi che sia q, vuoi che sia h, non è un problema, perché se io riesco a calcolare h, dopo mi calcolo con questa formula il dq. È per questo che sto andando avanti. Bene, allora adesso permettetemi di armeggiare un pochino qui, perché qua si possono semplificare dei termini, no? Qui c'è un meno 2 che va via con un 2, e qua c'è un altro 2 che va via con un 2. Poi, vediamo un po' se riesco a semplificare qualcos'altro. Direi di... Ah, questo è uguale a 0 intanto, attenzione. No, non sospirate, che non è il caso. Allora, a questo punto, un'altra cosa che posso fare è raccogliere... Beh, intanto semplifichiamo. dh su dx più, meno, scusatemi, meno q quadro su g h al cubo dh su dx più q su g h quadro, vediamo un po' se non mi sto dimenticando qualcosa, no, dq su dx è uguale a 0. Boh, questa terza espressione la cerchiamo di rosso. Allora, adesso io ho quasi finito, mi mancano solo delle sostituzioni che le facciamo la volta prossima, però lasciatemi anticipare come si va avanti, attenzione. Allora, intanto osserviamo quest'ultima relazione che abbiamo calcolato, è una relazione dove compare dh su dx, che si può raccogliere,
compare dq su dx, compare q, che pure è una variabile. Però attenzione, q la posso sostituire con questa. Quindi se io prendo questo valore di q e lo porto qua dentro, intanto intuisco che qui qualcosa mi si semplifica, perché vedete che qui c'è un g, che quando lo porto al numeratore, al denominatore, boh. Quindi la prima cosa che io farò lunedì è prendo questo q e lo porto qui dentro. Dopodiché mi rimane un'espressione in dh su dx di q su dx. Allora io quello che suggerirò di fare è ricavare un'espressione per dq su dx e sostituirla qui. Perché vedete che se io divido entrambi i membri, dq su dx, e dopo mi rimane soltanto h come incognita. E sono a posto, ho ricavato h, mi trovo il profilo della vena sulla griglia. E dopo noto il profilo, richiamando questa formula, mi calcolo dq. Mi ci vogliono 10 minuti e adesso quindi non lo faccio. Voi mi fate la cortesia di tenere a mente queste tre relazioni e così la prossima volta me le fate anche riscrivere, me le dettate così come sono adesso.